Ciao ragazzi, oggi vediamo questa variante di Hip Thrust con Marianna in cui cambia un pochino la biomeccanica del movimento e abbiamo come vantaggio quello di prendere maggiormente i flessori, quindi ci vediamo un altro esercizio per lavorare bene i femorali in casa. Partiamo! È un esercizio che può essere eseguito su due appoggi, possono essere anche un divano e una sedia, va benissimo. La differenza rispetto all'hip thrust è la maggiore angolazione del ginocchio, quindi questo angolo è un pochino più aperto, mentre nell'hip thrust l'angolazione tipica è questa, quindi angolo minore. Nel momento in cui si va ad eseguire questa variante, l'angolo del ginocchio sarà più aperto. Questo cosa determina? Che i femorali, muscoli biarticolari, gli ischiocrurali, che lavorano sia sul ginocchio che sull'anca, saranno preallungati su questa articolazione, sull'articolazione del ginocchio, e potranno intervenire maggiormente nei movimenti di anca. Quindi cosa facciamo? Per avere un buon sovraccarico, solleviamo la coscia che non lavora, poggiamo bene le scapole alla panca e facendo forza col tallone, solleviamo il bacino. Quindi con questo movimento, vale fino al culo, stiamo eseguendo un'estensione di anca a carico sia dei flessori che dei glutei. Il medio gluteo sta lavorando per stabilizzare il bacino, in quanto appunto l'esercizio è monopodalico, e stiamo eseguendo un'anteversione del bacino in discesa, una retroversione del bacino in salita. Assicuratevi di stabilizzare bene le panche, se no vi trovate il culo a terra. Ciao!